Giusto. Benvenuti a tutte, Giulia Telio Mion e comincio. Ok. Vado. Allora, l'Admor a Emzai disse citando l'Admor a Zachen: l'Avat Israel, l'amore per l'altro ebreo, deve prendere l'individuo fin nel più profondo del suo essere. Ecco quello che si dice a corto, ma su cosa? Molto, molto intenso, sì. Beh, Baruch Hashem. Ok, oggi. ci vuole tutto il cuore, l'anima e Sì. insomma farlo con una kavanah che è buona e positiva. Giusto. Assolutamente. Non peraltro nel rito che noi seguiamo all'inizio della tefilah proprio. Comincia io prendo su di me la mitzvah positiva di amare il mio prossimo come ama il tuo prossimo come te stesso, che uno potrebbe anche dire, ma perché? Visto che in questo momento quello che sto facendo è cercare di collegarmi a Dio, col prossimo poi ci penso dopo. Invece è proprio come dire che la chiave per entrare in contatto con Dio è l'amore per gli altri. Perché le due cose sono completamente unite. Cioè, se tu ti rendi conto che nell'altro ebreo, tu dentro l'altro ebreo c'è una parte di Dio, non puoi distinguere le due cose in pratica. Per cui chi pensa di amare molto Dio, ma non si mistadera, come si dice, non in termini italiani, non mistadera. Ecco che arrivano. Non si combina molto con gli altri e ha un problema da risolvere, diciamo. Ok, allora cominciamo. E oggi non so se è una sorpresa o no, ma ho unito un po' di cose insieme e vi ho voluto portare una piccola lezione di Rav Notic. Sapete quanto. La sua influenza la ritengo importante e attiva anche oggi, se non soprattutto oggi. E poi comunque è una lezione che collegheremo sia alla Parashah, sia a un altro argomento del quale parleremo, perché vediamo se riusciamo a mettere insieme tutte le cose. Allora, diciamo che passato il 9 di Av, siamo entrati in un periodo in cui si dovrebbe respirare, si respira aria di consolazione, consolazione da tutto il duro esilio, da quello che ha rappresentato le 3 settimane che abbiamo passato, il 9 di Av che abbiamo passato, e adesso siamo nei Shabbatot con le Haftarot di consolazione. La prima di queste, come abbiamo appena passato, era quella di Nachamu Nachamu Ami. E abbiamo già detto che in questa haftarah, in questo verso, colpisce questa ripetizione, che bisogno c'è di dire due volte, consolate, consolate, nachamu, nachamu. E qui Rav Notic ricorda che esiste anche un altro punto nella Torah dove troviamo una simile ripetizione collegata al fatto della consolazione. E capire quella ci aiuterà a capire anche il resto. E, la storia è questa, storia che in parte è meno nota, in parte è nota e tutti la conoscono. Storia della Gemara che racconta come Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Elazaria e Rabbi Yoshua, insieme a Rabbi Akiva, andarono da Gerusalemme verso Roma per annullare dei decreti contro Amisrael. Quando arrivarono nelle vicinanze di Roma, e vicinanze si parla qui di una cosa come 110 chilometri, quindi non proprio appiccicati alla città, sentirono i rumori che venivano dalla città. Da quel tempo non è che c'erano autobus, automobili, aerei, perché il rumore della città era veramente il rumore autentico della quantità di persone, di vitalità, di vita della città. A ciò cosa succede? Che i compagni di Rabbi Akiva cominciano a piangere e Rabbi Akiva ride. I compagni di Rabbi Akiva chiedono a Rabbi Akiva perché ridi e lui
perché voi piangete. E alla spiegazione loro che sembra abbastanza chiaro perché piangono, il tempio è distrutto, Roma l'ha distrutto e guarda come Roma fiorisce, si espande, continua, come si può stare impassibili davanti a una cosa così che scuote tutto il profondo, quando la casa di Dio è lì distrutta e chi l'ha distrutta invece fiorisce così. E Rabbi Akiva risponde: proprio per questo io rido. Come dire, se quelli che idolatri riescono così nel mondo, hanno così successo, Be'ezrat Hashem, Israele presto riuscirà infinitamente di più. La Gemara continua la storia, io adesso non faccio le citazioni esatte, dico un po' il senso del contenuto. Continua la Gemara e racconta degli stessi, la stessa compagnia, che questa volta si dirige verso Gerusalemme. Questa è la parte più famosa della storia. Arrivati ad Arazzofim, guardano verso il luogo dove sorge il tempio, dove sorgeva il tempio, e vedono una volpe uscire dal Kodesh HaKodashim. I compagni di Rabbi Akiva piangono e Rabbi Akiva ride. Prima ancora di questo, tutti quanti, i tre compagni di Rabbi Akiva e Rabbi Akiva compreso, fanno uno strappo, ognuno al proprio vestito, in segno di lutto per la distruzione. Però, d'altra parte, i compagni di Rabbi Akiva piangono e Rabbi Akiva ride. E di nuovo, perché ridi? E Rabbi Akiva, perché voi piangete? E quelli spiegano, cioè che non c'è neanche tanto a spiegare perché piangono. E Rabbi Akiva dice: per lo stesso motivo io rido. E Rabbi Akiva spiega: c'è una profezia di Uria che parla della distruzione, e c'è anche un'altra profezia di Zecharia che dice: od yeshvu zkenim vezkenot berechovot Yerushalayim. Siederanno ancora anziani ed anziane nelle vie di Gerusalemme. Come dire che Gerusalemme risorge. E Rabbi Akiva spiega: fino a che non si è avverata la profezia negativa di Uria, temevo che non si verificasse l'altra. Ora che vedo che si è verificata, adesso ne sono certo. E a quel punto i compagni di Rabbi Akiva gli dicono: Akiva Nihamtanu, Akiva Nihamtanu, dove troviamo di nuovo la stessa ripetizione collegata alla consolazione. Akiva ci hai consolato, Akiva ci hai consolato. Ora, capire questa ripetizione ci spiegherà anche Nachamu Nachamu, l'aftarà che abbiamo sentito questo Shabbat. Però da questa storia che abbiamo raccontato un po' superficialmente, probabilmente perdendo molti particolari, sorgono una montagna di domande, non, veramente non è chiaro. E qui però ne prendiamo solo tre e vediamo un po' di capire. La prima domanda è: come può Rabbi Akiva chiedere perché piangono? Cioè, quello che succede sia nel posto, sia a Roma, sia nel posto del Tempio. Cioè, ci sono abbastanza motivi evidenti per piangere, perché chiede, perché piango. La seconda domanda è: perché quando arrivano a vedere la volpe che esce dal Kodesh HaKodashim, Akiva strappa i vestiti e ride? Cioè, so a che senso ha la cosa? O ridi o ti strappi i vestiti. Se sei in lutto, piangi. Se pensi che la cosa è una buona cosa, una bella cosa, ridi, allora perché sei nudo, perché ti strappi i vestiti? Le due cose insieme non ci stanno. Terza cosa, terza domanda, perché Rabbi Akiva dice che fino a che non si è realizzata la profezia di Uria, temeva che l'altra non si avverasse? Senti Dio, si sa, Ramban lo dice chiaramente, ma figuriamoci se loro non lo sapevano, è cosa nota che le profezie positive si avverano certamente,
mentre quelle negative non per forza devono avverarsi. Per cui che senso ha? Ora, qui la spiegazione nella quale entriamo ora, che Rebbe ci fornisce, ci dà addirittura una linea di pensiero valida per tutta la vita. Per cui entriamo adesso in un qualcosa che ci tocca, che poi vedremo come collegare appunto anche alla Parashah. Allora, i compagni di Rabbi Akiva che abbiamo citato all'inizio, che sono personaggi di una grandissima elevatezza, mamash, anche loro sanno quello che Rabbi Akiva sapeva, non è che Rabbi Akiva gli dice qualcosa di nuovo, lo sanno anche loro, come Rabbi Akiva sa che ogni discesa è ai fini di una elevazione. Lo sanno anche loro, sanno addirittura che addirittura la vera realtà, che è la verità che si nasconde dentro la discesa è già di fatto una salita. Lo sanno anche loro. Quindi sanno anche loro che quando si vede una cosa brutta, apparentemente che è successa, è perché dentro c'è un significato positivo al quale si deve arrivare. Lo sanno anche loro. Però quello che si chiedono, insomma, c'è la volta che Dio, per procurare una grande elevazione, ti manda qualcosa di molto pesante e va bene come se ti dà una coltellata. Che bei ritorni che abbiamo oggi, che meraviglia. Abbiamo affondare il coltello e lo capiamo. Aspetta, però io questo devo interrompere. Chaya, devo salutarti perché è troppo che non ti vedo, per Ciao cui carissima. devo assolutamente fare questo saluto in diretta, poi magari ci sentiamo. Ok, Va continuiamo. bene. Allora, però perché arrivare a una condizione in cui, se l'esempio che abbiamo davanti è il coltello che affonda, qui il comportamento di Dio assomiglia di più al coltello che viene rigirato nella piaga. Perché rigirare il coltello nella piaga? Questo è quello che i compagni di Rabbi Akiva chiedono, proprio nel corpo vivo di Am Israele. Ora, noi sappiamo che Dio volle che il tempo fosse distrutto non da una popolazione qualsiasi, visto che la distruzione del tempio di Am Israele è in qualche modo un chilul Hashem, una profanazione del nome di Dio, è un abbassamento, è un colpire tutto quello che riguarda Kadosh Baruch Hu e il suo popolo, quantomeno però è un processo necessario che Dio ha dovuto mettere in atto, ha voluto mettere in atto, quantomeno ha preteso e voluto che questo avvenisse per mano della nazione in assoluto la più potente, in modo di diminuire un po' l'effetto del Chilul Hashem. Ma la domanda che ci fa capire anche perché i compagni di Rebbe Akiva piangevano avvicinandosi a Roma e sentendo tutta la gloria della città, dico: ok, ma adesso il tempio è già stato distrutto, perché Roma che l'ha distrutto adesso continua a essere forte, non c'è più la scusa, adesso buttala giù, fa male vedere una cosa così. Ogni momento che continua a essere forte, come un'aggiunta al Chilul Hashem. E a chi va risponde, per questo io rido. Cioè, spiegazione non solo discesa al fine di una elevazione, ma quanto più la discesa è grande, forte, negativa, quanto più il Chilul Hashem è grande, così di più la gloria di Israele, la gloria del Tempio si innalzerà senza proporzione ancora di più in futuro. E perché proprio grazie a questa discesa così profonda, così terribile. Cosa arriviamo a dire adesso? Che in verità anche questo i compagni di Rabbi Akiva sapevano. Lo sapevano anche loro. Passiamo ora alla seconda storia. Cioè, piano piano arriviamo a capire dov'è veramente la visione diversa fra le due posizioni. Allora, passiamo alla seconda storia, cioè quando arrivano a vedere Yerushalayim e la volpe che esce dal Kodesh HaKodashim.
Qui i compagni di Akiva che piangono dicono: sappiamo la profezia, cioè sappiamo che doveva succedere, che volpi arrivavano a girare nella zona del Tempio. Ok, sul Monte del Tempio, va bene. Arriviamo anche a dire magari nell'Esrat HaNashim, arriviamo a dire in più parti del Tempio, ma nel Kodesh HaKodashim, nel Santo dei Santi. Cioè, perché? Perché arrivare a un simile livello? No, non bastava, perché proprio nel punto più sacro, perché sapete c'è il concetto che in ebraico si chiama idur mitzvah, quando per fare una mitzvah non ti accontenti del minimo indispensabile, ma la rendi più bella possibile, la fai con la maggiore attenzione, scegliendo le cose più adatte, cioè, ci metti proprio, investi tanto. Qui le Avdil, il concetto di perché le Adder fa ridurne la distruzione, perché Hashem deve trovare il modo più elevato, fra virgolette, nella distruzione. Non bastava già tutto il resto, non bastava aver distrutto Gerusalemme, il Tempio. Cosa risponde Akiva? Akiva dice: non ho dubbio che la... Non, ave, non è che io avevo dubbio che la profezia di Zecharia, che vecchie, vecchie, no, anziani, anziane siederanno ancora nelle strade di Gerusalemme. Il mio dubbio è a quale livello possono essere quattro gatti che riprendono a un certo punto Gerusalemme. Quando ho visto a quale grado è arrivata la distruzione, ho capito a quale grado arriverà la fioritura, l'elevazione di Gerusalemme, del Tempio, della Geulah futura, cioè ho capito questo, non soltanto qualcosa in corrispondenza, ma estremamente di più, proprio perché ho visto quanto era profondo la discesa della distruzione. Se vedo un tale Iddur nella discesa, so a che punto potrà arrivare la salita spirituale nella Geulah. E ancora una volta, la verità è che anche questo i compagni di Akiva lo sapevano anche loro. Eppure hanno pianto. Perché? Ora arriviamo qui al clou, arriviamo qui a capire qual è veramente la disputa fra le due posizioni. I compagni di Akiva dicono: noi preferiamo una Geulah, una redenzione, anche se in tono minore, ma che Moshiach venga prima, che l'esilio non sia così duro, che la discesa non sia così drastica. L'importante è che Moshiach arrivi adesso, presto. Perché? Perché ora, adesso, nella realtà c'è Chilul Hashem e bisogna fermarlo. Quello che noi vediamo adesso, la distruzione, il dispregio del nome di Dio davanti agli occhi del mondo, questo è quello che esiste adesso, questo va fermato. Il fatto che un Chilul Hashem più grande possa far arrivare una Geulah più grande sarà anche una bellissima cosa, lo capiamo benissimo. Ma ora tutta la creazione grida basta, vogliamo Moshiach adesso. Vogliamo la Geulah subito e rinunciamo alla perfezione, all'elevazione massima di una Geulah più grande. Preferiamo rinunciare a quello, ma fermare questo processo di distruzione Chilul Hashem adesso. Meglio una Geulah più piccola, ma che cessi la distruzione. Scusatemi. Ora, questa disputa trova degli esempi anche nella Halakhah. L'esempio è questo. Per esempio, è nato un bambino, arriva l'ottavo giorno, nell'ottavo giorno, già dall'inizio dell'ottavo giorno, è adatto, è possibile, anzi, cade il dovere di circonciderlo. Per cui la mitzvah del giorno è la circoncisione, appena possibile lo si deve circoncidere, quindi si cerca di pregare prima possibile
al mattino e subito dopo la preghiera si circoncide per non lasciare questo neonato nella condizione di Arel, di non circonciso, visto che dal momento in cui è possibile ed è dovere farlo, la mitzvah è di farlo, non bisogna aspettare. E questo è secondo Ashkenazim. Anche se uno aspettasse fino al pomeriggio, dove può organizzare qualcosa di molto più grande, perché la gente più può venire, può essere una cosa molto più sfarzosa, più malhutì, si può dare alla mitzvah un'elevatezza molto più grande, una pubblicità molto... pubblicizzazione molto più grande, che sono cose veramente importanti. È un dovere dare alla mitzvah il massimo delle sue possibilità nell'essere fatta nel modo migliore. Anche se aspettare pomeriggio permetterebbe tutto questo, in questo momento il neonato è Arel e c'è l'obbligo di fare il Brit, quindi avanti, non si aspetti, lo si faccia adesso. Questa è la posizione, i naziti dicono questo, e questa è la posizione praticamente dei compagni di Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, e in questo caso i Sfaraditi, in questo caso anche Chabad, sostengono un'opinione differente e dicono meglio fare il Brit Milà più tardi, perdere qualcosa del fatto della mitzvah stessa, ma guadagnare un livello più elevato della mitzvah, portare la mitzvah a un livello molto più bello, più importante, più che abbia influenza su tutto e su tutti, più grandioso, più onorato, più pubblico. E questa è una disputa alachica. La disputa alachica è, in pratica, cos'è? Se il presente prevale nella decisione sul futuro o se il futuro prevale nella decisione sul presente. Se questa frase sembra un po' strana, andando avanti la capiremo meglio. E proviamo a capirla con un altro esempio sempre di una possibile disputa alachica. Ammettiamo l'esempio di una persona che all'inizio di Tishrei si trova a dover fare il digiuno di Gedalia e dopo pochi giorni il digiuno di Yom Kippur. Però la persona è in condizioni di salute che non è sicuro se è in grado di farli entrambi, per cui va dal dottore e dice: posso fare entrambi i digiuni? E il dottore dice in modo molto drastico: non sei in grado di farli tutti e due. Se fai il primo, io, in quanto dottore, ti proibisco di fare l'altro. Per cui decidi tu quale vuoi fare, il primo o il secondo, tutti e due non li puoi fare. Questa è la mia decisione medica. Ti prego di non andarci contro perché rischi. A quel punto, la persona cosa fa? Va dal Rav. Ecco, perché è una bella domanda questa, no? Il Rav deve accettare la posizione del medico che può farne solo uno, però il Rav può aiutare quantomeno a dire quale dei due. Ed ecco qui che ci ritroviamo davanti alla stessa disputa. La domanda ora si pone: quale? Gedalia o Yom Kippur? Allora, un'opinione dice: adesso cos'è? Son Gedalia? Non c'entra per niente adesso Yom Kippur, adesso il presente, Gedalia. Può digiunare? Sì. Allora che digiuni? Yom Kippur non è ancora nato nel mondo quest'anno, non c'è. Dio rinnova la creazione ad ogni momento, solo il presente esiste ora. Quindi, Tzom Gedalia, il presente determina la decisione. L'altra opinione dice, secondo quello che Rabbi Akiva dice, il futuro prevale nella decisione sul presente. Quindi io tengo presente il futuro per decidere cosa faccio adesso, il futuro che fa prevalere la decisione. Quindi meglio non fare il Tzom Gedalia per poter digiunare Yom Kippur. È meglio mancare nella mitzvah presente
anche se dispiace moltissimo, io sono convinta che una persona che si trova davanti, che in quel momento potrebbe fare una mitzvah, che ha sempre forse fatto, e gli è molto difficile. Non poter fare una mitzvah che sei abituato, che sei legato, è molto difficile. Però è meglio rinunciare a quella affinché una mitzvah molto più importante e molto più elevata, come il digiuno di Yom Kippur, possa compiersi nel modo migliore e più completo. Quindi vedete due posizioni differenti e tutte e due posizioni che hanno su cosa appoggiarsi. Voglio dire, sono convincenti tutte e due. Io non posso dire che una non ha senso, quell'altra non ha senso. Tutte e due hanno veramente una certa presenza. E invece l'altra opinione dice: ora c'è Chilul Hashem, bisogna fermarlo. La distruzione, i compagni, Tzarich Moshiach Hashad, bisogna adesso Moshiach. Akiva sostiene: avete ragione, ma se perdendo qualcosa nel presente si arriva a un futuro più elevato, conviene perdere qualcosa oggi. La discesa presente porta a una salita molto più alta. E da allora, quando ci arriveremo, a ritroso saremo contenti di aver perso prima. Sono convincenti tutte e due le cose. E in effetti questa disputa non si risolverà veramente fino a che arriva Moshiach, fino a Geulah, non si potrà dire quale. Però qui arriva il bello. E questa cosa ci appartiene, perché dentro ognuno di noi c'è da una parte il grido: vogliamo Moshiach adesso, come dire basta, basta tutto questo esilio. E dall'altra parte c'è la consapevolezza, soprattutto chi come insieme noi studiamo ormai Hasidut da tempo, e sappiamo, abbiamo interiorizzato questo concetto che più la discesa è grande, più la salita è grande, che quindi c'è una grande convenienza ad approfittare del tempo dell'esilio, di tutte le prove che ci vengono date per poi costruire una Geulah nella quale noi siamo partecipi e potremo riconoscere, come abbiamo detto in passato, il mattone che noi abbiamo messo nella costruzione della Geulah. E dentro abbiamo. Possiamo avere tutte e due queste posizioni, ognuno di noi può sentire un momento uno, un momento l'altra, ma noi ora però siamo nella condizione ormai che possiamo rivolgerci a Dio e dire a Kadosh Baruch Hu, siamo stati così a lungo nell'esilio, abbiamo sofferto ormai così tanto che restarci ancora non porta più a nessuna salita maggiore, anzi, c'è cioè soltanto un consumare la realtà, non è che questa realtà la faccio scendere per poterla far salire ancora di più, ormai solo la non ho più dove lavorarci, siamo ormai pronti, quindi dai, non possiamo più sopportare. E qui viene la sorpresa, che c'è una Chachamim che dicono che a un certo punto Dio combinerà insieme le due opinioni, le due direzioni insieme. E a me ha colpito molto questa, e adesso spieghiamo, e mi ha colpito molto questa perché più volte in questo periodo vi ho detto che guardarci intorno a cosa succede nel mondo è qualcosa che è difficile da vedere. Penso che siamo proprio nel momento in cui i tzadikim di un tempo che vedevano lontano dicevano: per quanto elevata, importante sia il momento che precede immediatamente l'avvento di Moshiach, noi non vorremmo esserci in quei momenti lì, perché quello che si passa in quel momento lì, ne parleremo, Ikveta di Moshiach, il momento che precede la redenzione, le cose che si vedono intorno saranno cose estremamente pesanti. Per cui, come possiamo oggi dire, benissimo, vediamo le cose pazzesche che succedono e dire bene, tutto questo serve per avere poi una salita di più, quando dentro di noi ancora di più di sempre viene da dire basta, vogliamo Moshiach adesso. E qui la sorpresa c'è in quanto i Chachamim dicono che negli ultimi momenti prima della Geulah Dio affretterà
tutto il processo, che vuol dire che tutte le cose che succedono, il processo di cose anche pesanti, eccetera, va come i film quando fanno andare tutto alla, chi della mia generazione mi capisce, la Ridolini, non so come si dice tecnicamente quando si affretta la pellicola, e quindi tutte le cose si succedono, ma con una velocità tale che si avvicina alla posizione dei compagni di Rabbi Akiva che dicono adesso Moshiach. Quindi come le due posizioni arrivano a un certo punto a unirsi insieme. Questo è quello che volevo portarvi di Rav Notik, e adesso cerco di congiungerlo con la Parashat Ekev, dove vediamo anche degli opposti, posizioni opposte che si combinano insieme, e poi vedremo come spiegarlo ancora meglio entrando nell'argomento successivo. Sappiamo tutti che la parasha che inizia con il termine Ekev, che letteralmente, secondo una spiegazione semplice, vorrebbe dire semplicemente in seguito al fatto che, poiché nel momento in cui avrete fate, osserverete tutte le mitzvot, conformerò il patto, vi darò, arriva tutta la ricompensa. Però Rashi stesso, in questa occasione, a differenza di altre occasioni in cui la Torah ha usato questo stesso termine, che, e l'ha spiegato così come abbiamo detto adesso, in seguito a, per il fatto che, eccetera, qui invece Rashi, che di solito si limita al significato letterale semplice, va invece a dare un'ulteriore spiegazione e prende il termine ekev, che vuol dire tallone, la parte più bassa del corpo, e la spiegazione che dà addirittura è una spiegazione che non è così immediata da capire. Quando si dice che Hashem darà tutta la ricompensa quando dopo che noi faremo anche le mitzvot che le persone potrebbero ritenere più meno gravi, più leggere, come le cose che non consideri molto e le calpesti, che le butti sotto i piedi. Questa è la spiegazione di Rashi. Cosa appunto che non è così semplice pensare, arrivare a pensare a questo. Quindi abbiamo un po' e che in questo senso, che ti parla del lavoro della persona dell'ebreo, che non per cattivere, non per cattiva volontà, fa una divisione fra le mitzvot, perché probabilmente è all'inizio del suo cammino, non è ancora addentro alle cose, e si limita a giudicare, a vedere le cose secondo i suoi occhi, secondo la logica, per cui appoggiandosi sul fatto che un po', per poco che studia, gli fa vedere che alcune mitzvot vengono citate accompagnate da una punizione più grave e altre meno, cominciano a fare una scala, o comunque anche senza tanto ragionarci, proprio a naso. Ci sono delle cose che ti sembrano un po' delle sciocchezze, che non ci fai proprio caso, e altre che evidentemente ti sembrano importanti. Questo secondo la logica umana, razionale, io mio mi, quotidiana, del giorno. Chiaro che una persona che approfondisce, studia la Torah, nei vari aspetti della Torah, compreso la Chassidut, mai più ragionerà in questo modo, perché arriva a capire facilmente che quando il re esprime la sua volontà, non esprime una volontà una più importante, una meno importante, perché tutto quanto è la volontà del re. Per cui non fare la volontà del re vuol dire ribellarsi, andare contro alla alla volontà del re. Per cui in questo senso non c'è nessuna differenza fra le mitzvot, e ognuna la devi fare al meglio del tuo possibile. Però questo per dire che Kevin, questo
in questo senso, ti dà l'impressione dell'inizio del lavoro, quando uno inizia il lavoro e non considera tanto, certe cose gli sembrano di scarsa importanza. Altri commentatori, fra i quali Benezra, danno un significato completamente diverso, cioè non soltanto diverso, ma opposto. Tutto il nostro lavoro ultimamente è quello di vedere sempre gli opposti e come unire gli opposti, visto che la Geulah è proprio questo, la capacità di unire gli opposti che ci viene dal nostro elevarci a un livello profondo, divino che abbiamo dentro, che è al di sopra degli opposti, come si rivelerà nella Geulah, come tutti gli opposti alla fine sono solo Dio e sono una cosa sola e non contrastano più. Quindi vediamo un'altra spiegazione completamente diversa, che dice, come si fa l'esempio che l'inizio di una cosa è la testa, se la testa è l'inizio, il piede, il tallone è la fine, così si dice che Dio ricompensa quando è Kev, come effettivamente il tallone del piede, ma considerato come arrivati alla fine del lavoro. Cioè qui si parla non delle persone che sono all'inizio del lavoro e sono un po' ancora fuori che non hanno tutti gli strumenti di comprensione, ma quelli che hanno già fatto tutto un processo, comprendono bene e seguono tutte le mitzvot, dalle più importanti alle meno importanti, perché per loro non esiste questa differenza, quindi tutte le mitzvot, anche quelle che i semplici pensano che non siano importanti. Quindi quando uno arriva alla fine del suo lavoro, come è normale la ricompensa quando la si ottiene a lavoro compiuto. Però si vede che effettivamente sono due cose completamente diverse. Uno è essere all'inizio del lavoro, dover portare avanti tutto il processo, e tutto il processo vuol dire passare anche tutte le fasi difficili, le prove, eccetera, che ci aspettano il processo. Invece la seconda opinione parla già della fine di tutto, della Geulah praticamente, da arrivare a ricevere il premio. Ricordiamoci che Ekev è molto collegato anche a Ikveta de Moshicha, come abbiamo detto prima. Ekev, che sono il tallone, ma sono anche, in ebraico, sono anche le orme, i passi. Si dice che il periodo che noi stiamo vivendo, che è immediatamente attaccato alla Geulah, proprio l'ultimissimo periodo, è quello dove già si sentono i passi di Moshiach, si vedono le orme di Moshiach, e questo è il periodo che stiamo vivendo. Quindi ti conferma il momento più del termine del lavoro, della completezza ormai del lavoro. Però la domanda si pone dal momento in cui due spiegazioni opposte si applicano alla stessa parola. Ora, questo già ci fa capire che non può essere che si applicano alla stessa parola e siano veramente opposte. Ci deve essere qualcosa che veramente le unisce, e qualcosa che va al di là del fatto, puramente, anche se ha a che fare con questo fatto, che in ogni caso la fine del lavoro non arriva se non hai iniziato il lavoro dall'inizio. Per cui, per poter arrivare alla fine, devi passare tutto il processo, devi fare tutto il percorso, passino, passino, passetto, passetto, devi farli tutti, e allora puoi arrivare alla fine. Però, vedere un'unione, un qualcosa che combina insieme le due, va al di là di questa spiegazione. E per andare a capirla, ci spostiamo adesso al terzo argomento, che vediamo che tutto quanto è collegato, e che è l'argomento del mese di Elul, al quale è buona cosa che uno inizi a prepararsi già prima.
Il Rebbe parla molto di tutto questo nella Sikha di Parashah e Kev, perché in quell'anno lì, Shabbat di Parashah e Kev, era anche lo Shabbat che benediceva il mese di Elul. Quest'anno invece sarà Shabbat prossimo, cioè successivo, di Parashah 3e, ma ciò non toglie che il lavoro del mese di Elul è così pregnante, così ricco, così importante, che più noi prendiamo il nostro tempo per capirlo adesso, più quando arriva il momento siamo già pronti a iniziare il lavoro e non a cominciare allora a capire cosa dobbiamo fare. Per cui intanto cominciamo già a vedere un nesso di Ekev e Elul. Elul, sappiamo che è l'ultimo mese dell'anno, considerato non come i mesi che cominciano dal conto dei mesi, quindi da Nissan, ma i mesi rispetto all'anno. L'ultimo mese dell'anno è Elul. Quindi si immagina che uno arriva a Elul dopo tutti i mesi precedenti in cui ha terminato il suo lavoro, giusto? Quindi la spiegazione che abbiamo dato di Ekev, che si arriva a avvicinarsi alla ricompensa, alla fine del lavoro. Però vai a vedere che la parola Elul, che non ha un significato di per sé, la prima sua lettera è la Aleph, e la Aleph è l'inizio di tutto. Quindi anche qui si vede come l'inizio di tutto è collegato alla fine, e tutto quanto è un cerchio, e tutto quanto è, come dire, che l'inizio è impiantato nella fine e la fine è impiantato nell'inizio, e non puoi separare le due cose. Ma queste due cose comprendono due direzioni di lavoro, che sono le direzioni di lavoro del mese di Elul, che vanno ben comprese e sono due direzioni che sembrano anche appunto opposte e che poi vediamo come vanno unite. Quindi vediamo nei tre argomenti che abbiamo toccato sempre questo ritorno del riconoscere degli opposti, del riconoscere che sono necessari entrambi e del riconoscere che dobbiamo arrivare al livello di poterli poi unire. Ora non mi dilungherò tantissimo perché penso che anche settimana prossima ancora parleremo del lavoro di Elul, però voglio cominciare a dare le linee. Abbiamo parlato sempre negli anni passati e ritorneremo a parlare di quanto nonostante che come nome Elul non abbia nessun significato in ebraico, non è un termine ebraico, ma le lettere formano delle iniziali di vari versetti della Torah che coprono i vari aspetti del nostro servizio divino. Non cito adesso tutti i versetti, ma dallo studio della Torah, alla preghiera, alle opere di carità, l'aiuto verso il prossimo, eccetera. E per aggiungersi poi anche la tshuva. Le rascette vuote, le iniziali più famose che hanno a che fare col Shira Shirim sono Ani, le Dodi, Vedodili, conosciute da tutti, ne abbiamo parlato tantissimo. Ora, capire questo, perché è necessario capire le direzioni che ci suggeriscono questo Ani, le Dodi, Vedodili, è perché se ci è chiaro come base che il lavoro del mese di Elul è, come ogni buon contabile della propria ditta, non contabile, cioè come ogni proprietario di una ditta che tutto l'anno pensa semplicemente a cercare di fare tutto quello che deve fare per farla funzionare al meglio possibile, sa che ci deve essere almeno un momento dell'anno dove si deve fermare e dare un'occhiata e fare i conti su tutto quello che è stato per vedere
cosa è mancato, cosa andava bene, cosa va migliorato, cosa va cambiato. Questo è il mese di Elul. Il nostro business, il nostro affare è la Vodat Hashem, è la nostra società con HaKadosh Baruch Hu, della quale noi abbiamo la nostra parte per fare di questo mondo un posto dove Dio si possa rivelare, dimorare qui in modo rivelato, questa è la redenzione, e dimorare dentro di noi finalmente in un modo rivelato. Abbiamo già detto, stiamo al prossimo che già dimora dentro di noi Dio, ma noi non lo sentiamo, non lo vediamo, vediamo solo quello che, sentiamo solo quello che è intorno a noi. Quindi come arrivare invece a fare il nostro lavoro in modo efficace? Bisogna fare un po' di conti, rendiconto, capire. Però ogni rendiconto che una persona fa ha senso se sa qual è lo scopo finale. Se io so che quello che io mi prefiggevo deve essere questo, confronto e dico, ok, rispetto alla mia meta, quanto mi sono avvicinato, quanto ho sbagliato, quanto mi manca, cosa devo fare. Quindi la cosa più importante oggi è capire qual è la meta, per cosa sto lavorando. E questo è Ani Ledodi Vedodi Li, il sunto, se vogliamo dire, del mio servizio divino è il mio legame con HaKadosh Baruch Hu. Io verso il mio creatore e il mio creatore verso di me, il legame che ci unisce. Quanto è forte, quanto è presente il legame che ci unisce. Questo è il risultato, cioè il risultato della Geulah è evidenziare, manifestare completamente il legame che ci unisce al punto che l'ebreo e HaKadosh Baruch Hu sono una cosa sola. Nella strada verso questo, già adesso siamo una cosa sola, ma non in modo evidente ai nostri occhi, non in modo rivelato. Per poter arrivare alla rivelazione ci sono dei passi intermedi dove io posso fare dei momenti di rivelazione dentro di me, ogni momento più grandi. Posso lavorare, non posso, non devo per forza aspettare passivamente che arriva il giorno, mi si aprono gli occhi, mi si apre tutto e ops! Ecco Dio dentro di me, siamo uno. No, già adesso io lavoro in questo senso. Per cui anche quando sarò occupata a fare i conti come un buon contabile che dice peccati, cose fatte bene, perché anche queste le dovrò controllare, ma non solamente nella quantità, quanti ne ho fatti, ma la qualità nel senso, le mitzvot che ho fatto. Sono servite a fare quello che una mitzvah dal suo stesso nome deve fare, tzavta, unire, mi ha unito, mi ha avvicinato a Dio, o l'ho fatta perché bisogna farla e l'ho fatta. E io sono qua e Dio sta là. Questo è il controllo che io devo fare su ogni cosa. Quanto facendo quello che ho fatto mi ha effettivamente avvicinato. Mi ha rivelato il mio rapporto, il mio legame con Dio. Quindi, se il tema è il mio legame con Dio, devo capirlo, comprenderlo meglio. E Ani Ledodi Vedodi Li mi dà la ricetta per capirlo. E per capirlo rispetto al mese di Elul, perché sono Rashi Tivot di Elul. Quindi, se vado a vedere l'ordine in cui mi compare. Vedo che inizia con Ani Ledodi, vuol dire inizia con il lavoro che io devo fare per arrivare a rapportarmi a Dio. E se è il primo, vuol dire che anche il lavoro più generale, più importante, quello che prende veramente la mia vita, la mia giornata nella maggior parte del tempo, è quello che noi chiamiamo un processo che deve comprendere tutte le sue parti e devo sentirne in ogni momento l'importanza. E quindi è veramente il prendere su di me le mitzvot, lo studio della Torah, il rapporto con gli altri nella maniera in cui la Torah lo vuole, con amore, e vedere in tutto questo come io progredisco e come tutto questo veramente mi eleva e mi avvicina ad HaKadosh Baruch Hu. E questa è veramente la maggior parte del lavoro. Però qui arriva un qualcosa che mi può confondere perché da una parte dico, oddio,
Benissimo, allora io valuto, controllo, faccio contabilità sul lavoro che ho fatto con questa meta, per questo scopo, e faccio la mia parte di anile d'OD in modo che a un certo punto si arriva ad OD lì. Vuol dire che a un certo punto Hashem verrà verso di me, mi si manifesterà, eccetera. Però questo uno lo vedrebbe come il mese di Elul è il mese in cui io dal basso lavoro passo dopo passo e alla fine del mese di Elul arrivo finalmente al mese di Tishrei, quando cosa succede? Yom Kippur, finalmente Dio mi si rivela, la mia anima divina si rivela dentro di me, la Yechidah la quale abbiamo parlato, e arriva questa manifestazione dall'alto. Benissimo. Ma qui mi si fa notare che Anile Dodì e Dodì Lì fanno parte entrambe del mese di Elul, per cui ci deve essere una parte nella mia contabilità che comprende Dodì Lì. E qui resto sì perplessa, perché cosa faccio? I conti in tasca a Kadosh Baruch Hu, quando, come, quanto mi si rivela? Cioè, quello dipende da lui, mica dipende da me. E qui arriviamo alla scoperta. Che la Chassidut ci aiuta a comprendere. Noi sappiamo come l'ebreo è un'unità unica costituita da corpo e anima. Per anima in questo momento mi riferisco all'anima divina. Ora, un ebreo non può essere fatto solo di corpo, non sarebbe neanche vivo, non è un ebreo, non può essere fatto neanche solo di anima. Per essere un ebreo deve essere le due cose insieme. Ora, la maggior parte del mio lavoro, quello dal basso, lo faccio in effetti con il corpo. Dio mi ha dato una Torah che è piena di mitzvot che coinvolgono il mio aspetto fisico e il mio operare in un mondo fisico, per cui io opero sulla materialità, con la mia materialità, per elevare il mondo e per elevare me stessa. Nel momento in cui però io mi ricordo che ho un'anima divina, mi ricordo che ho una parte dentro di me che è Dio stesso. A quel punto io posso sì cominciare a fare contabilità su quanto la mia anima divina sì. Quanto ho fatto quest'anno, in quanti momenti la mia anima divina si è attivata, mi si è un po' rivelata, ho agito a quel livello. Come per fare l'esempio della persona, dell'ebreo che lavora tutta la settimana, prepara poi per lo Shabbat, quando arriva lo Shabbat l'ebreo è a un livello diverso. Tutto quello che l'ha occupato fino a quel momento non ha più importanza, non ha più senso, è in un posto diverso, in un posto spirituale, in un posto dove vede tutto più dall'alto. Le cose del mondo non lo prendono, non lo toccano, non lo coinvolgono, è livelli diversi. Ora, questo livello dell'ebreo, l'ebreo shabbatico, se possiamo chiamarlo così, deve potersi rivelare, è dentro di me però durante tutta la settimana. Io devo poterlo rivelare anche in altri momenti, anche durante la settimana. E c'era la storia, non mi ricordo, di quale Chacham Tzadik, che adesso non mi ricordo chi fosse, che riuscì a vivere praticamente tutta la settimana come fosse Shabbat, perché ogni giorno andava al mercato e trovava qualcosa che era adatto allo Shabbat. Questo animale qua, qualsiasi cosa lo dedicava allo Shabbat. Il giorno dopo però ne vedeva una migliore, per cui intanto mangiava o consumava quella che aveva preso il giorno prima, che era dedicata allo Shabbat. E così arrivava tutti i giorni a vivere lo Shabbat, ma la sua testa era sempre Shabbat. Ora, per farla corta, poi settimana prossima, ripeto, torneremo un po' su questi concetti. Queste due direzioni sono un po' analoghe a quello che abbiamo visto negli altri argomenti che abbiamo trattato prima. Sono due direzioni che però non è che per forza si combinano.
Cioè, o io sono durante la settimana o io sono di Shabbat. Non sono ancora tanto capace di metterle insieme. Ma proprio il fatto che Elul è una parola sola mi fa comprendere che c'è una possibilità di metterle insieme. Voglio dire che c'è una possibilità in cui io faccia anche contabilità. Quante volte io, nella mia giornata, nella mia settimana, nel mio anno, sono riuscita a agire sì nella realtà, passo per passo, dove io agisco passo per passo in maniera molto materiale, ma da un punto di vista senza limite, dove io non vedo che qualcosa mi può fermare o limitare, dove io non mi faccio prendere paura perché ci riesco o non ci riesco, è alla mia portata o non è alla mia portata. Io sono a un livello al di sopra, quello che un tempo abbiamo parlato delle Chatkhila Riber, non so se vi ricordate, vabbè, non entriamo, se no non finiamo più oggi. Una possibilità di operare da una parte che è nostra dal basso, ma è che è già in alto, che è già unita a Dio, che è già elevata. E la nostra possibilità di rivelare questa parte dentro di noi che vede il mondo con gli occhi come Dio vede il mondo, no, che interpreta la realtà non come la nostra logica piccola, ma con una logica che è senza limiti, che è al di là della logica. E noi abbiamo la possibilità di assaporare, di vedere le cose da questo lato. E se noi siamo con una visuale da questo lato, possiamo anche operare qui nel mondo, fare sì il lavoro qui giù, ma unito, cioè come se noi fossimo degli ebrei di Shabbat che mantengono questo loro livello elevato in ogni momento in cui operano dentro il mondo, senza che le cose si elidano l'una con l'altra. Questo è il messaggio, è il tipo di lavoro. E vedremo poi in seguito come Hashem ci dà tutte le forze per fare questo lavoro nel mese di luglio. Il mese di luglio è un mese eccezionale, è un mese fantastico, un mese pieno di luce, è un mese in cui, pur essendo senza neanche un giorno di festa, la luce che c'è in questo mese è a livello di quella di Yom Kippur. A Yom Kippur c'è la luce che viene dai 13 attributi di misericordia che nel mese di Elul splendono durante tutto il mese, qualcosa che noi non... E vale la pena che ce ne ricordiamo, che ce ne rendiamo conto per prepararci già adesso. Qual è il lavoro che ci aspetta? Quali le direzioni? Qual è la meta? E quali sono le forze che il mese ci dà? In modo da iniziare già il mese col piede destro, col piede giusto e arrivare insieme da Kadosh Baruch Hu a portare veramente qui la Geulah, la consolazione definitiva del terzo tempio, del basta con questo esilio, con tutti i vantaggi del lavoro che abbiamo fatto nell'esilio, ma con Moshiach adesso. Bezrat Hashem. Amen. Prima di passare la parola a Giulia per la Halakha che siamo abituati a studiare ogni settimana almeno una Halakha per portare nel materiale quello che studiamo. C'è qualcuno che vuole raccontare qualcosa? Io spero sempre tantissimo che qualcuno finalmente prenda la mia preghiera di portare qui esperienze che sono sicure. Non può essere che uno di noi non abbia qualche momento nella settimana che ha passato dove ha verificato, provato, capito, sentito qualcosa, visto qualche miracolo.
Mi dispiace, Ruth, che sei in attesa. Però cioè, a me non viene niente perché la lezione è veramente bella, collegata proprio con la parasha. Però sinceramente non mi viene di dire niente perché sto pensando alla lezione che hai trasmesso. Però, se qualcuno... sulla lezione dite, però io allora faccio la proposta che voi arriviate alla lezione prossima preparate, cioè che durante la settimana pensate qualcosa che potete portare. È un tesoro, è un qualcosa, una ricchezza che voi date anche alle altre. Prendetela in considerazione come possibilità, potete scoprire voi stesse molte cose. Io ce l'ho. Dai, vai! Vai! Vabbè, ma io ce l'ho grande. Io so, allora, non so se tutte lo sapete, che io sono andata a Roma il 4 luglio. E sono arrivata lì domenica e lunedì ho avuto un incidente con il motorino con mia sorella. Stavo in motorino con lei, praticamente ferme, e una macchina ci ha centrato in pieno, non ci ha proprio visto. Quindi abbiamo fatto un volo di oltre 10 metri, è stato un brutto incidente. E posso dire che è stato un grande miracolo. Perché uno va bene, perché ci siamo salvate, primo, in primis. Mia sorella ci ha avuto dei problemi, ha fatto 2 interventi, le costole rotte, io qualche piccola cosa. Però in ogni caso, tutte e due abbiamo avuto da subito la consapevolezza di quanto fosse un miracolo. Perché un incidente del genere è veramente riuscire a uscirne fuori, e grazie a Dio nel caso mio indenne, è veramente un grande miracolo. Però io ho vissuto un miracolo nel miracolo, nel senso che è questo che voglio raccontarvi, perché mi vergogno pure un po' a dirlo, perché uno può pensare che sono un po' matta, che non, questo non ci sta con la testa, però è la verità. Io avevo qui, in questo punto qua, avevo tutto completamente questa parte del gomito gonfio e livido, con un livido nero, 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 che ho anche le foto perché mio marito l'ha fatta per l'assicurazione, nero, viola. Cioè, voi, non so, sapete, quando uno si fa un livido, e comunque ci vogliono un po' di giorni prima che passa. E mi è successa una cosa stranissima, perché io avevo questo livido perché ho avuto per un po' di giorni, e così viola, scuro, e quando sono arrivata in Israele, io sono arrivata in Israele, sono tornata e il lunedì, mi pare. Insomma, praticamente io sono andata a dormire e mi sono alzata che avevo praticamente soltanto il bordino, la cornice di quel livido. Non c'era più livido. Scusate, io lo so, qualcuno dirà con la testa, però è la verità. Io l'ho fatto vedere a mio marito, gli ho detto, ma dico scusa, ma siamo in Eretz Israel? Guarda che mi è successo, lui è rimasto. Cioè Fabio ha fatto una fotografia perché ha detto no, non è possibile. Poi vabbè, tutto il resto ci stanno, i dolori eccetera eccetera, stanno passando piano piano. Però non lo so che spiegazione ha questa cosa, ma è veramente strana. Cioè c'ho soltanto una piccola parte che è gonfia, che ha diciamo questo piccolo lividino, ma la parte tutta grande è sparita, non ve so dire come. E quindi veramente io penso che anche nelle cose, cioè poi quello che hai insegnato tu, proprio la lezione che hai fatto basata su quello che apparentemente non è bello, no? È brutto, vogliamo il Mashiach assolutamente al più presto. Ma dentro di questo chissà che cosa ci ha nascosto, ma sicuramente è di buono. E io non so dare delle spiegazioni a quello che è accaduto, però sia io che mia sorella abbiamo la consapevolezza che è proprio dentro di noi a Colletova. Cioè, basta, ecco. Per me questo è un grande miracolo. È stato un bel miracolo, anche se è accaduto in mezzo a una cosa non bella. Ecco. Hai avuto un assaggio della Geulà quando verremo tutti guariti in un attimo, tutti perfettamente guariti, a te sparito.
Guarda, credimi, non lo so, io infatti non è che è una cosa che ho, cioè riesco a dire, anche se non lo so, adesso invece mi è uscito fuori, l'ho detto a tutti, magari chissà quante persone ascolteranno la lezione, però è la verità, io ho dovuto dire. Ecco. È fatto bene. E Giulia, molto bello, una bella... Come dici tu, una cosa brutta che però ha suscitato in tutte e due voi, grazie a Dio, Baruch Hashem, una cosa positiva, che non è facile. No, non è facile, ma non è neanche difficile, perché io penso che adesso abbiamo tutti dentro di noi una consapevolezza, chi più chi meno, ogni ebreo, secondo me anche forse i non ebrei, non lo so, però ognuno di noi, secondo me, in questo momento che stiamo vivendo, ha dentro di sé una consapevolezza di qual è la verità. Chi più, chi meno, a secondo di quello che possono essere gli strati che ci coprono. Però ce l'abbiamo tutti. Io sono pienamente convinta di questo. E più vado avanti, e più penso che ce l'hanno anche le persone che magari sono quelle che uno pensa... che sono lontane, che non è insomma che non ci sono, no? E invece no, io penso più va avanti e più penso che ce l'abbiamo proprio tutti dentro questa verità. Vero. Lo sappiamo. Vero, Ruth? Io sì. Assolutamente. Forse non è il posto adesso di dirlo, ti volevo chiamare già da un po', Giulia. Sai che io vado in questo centro che fanno delle volontarie, ed un tratto ho sentito che tu sei venuta in questo centro a essere volontaria. Sei tu? Bezrat Hashem, sì. Che brava, però non sarai nel mio centro, sarai a Shaare Tzedek, da quello che ho capito. Sì. Ma tu che non hai tempo per fare niente, fai di tutto. Brava, sì. Ci provo. Brava, non so dove troverai il tempo, ma... ho capito che sei venuta nel centro, hai fatto una parentesi di studi. Sì, ho fatto il seminario per poter fare lì il volontariato. Però Bezrat Hashem, adesso mi sono fermata un secondo per questa cosa, ma vabbè, adesso se Dio vuole. Brava. Ti scuole mitzvot. Grazie. Bravissima. Grazie. Hai preparato la lacha? Allora, l'alakha che ho letto dal gruppo quello lì che seguiamo, che ci abbiamo in parecchie su WhatsApp, che è quello di Vedi Bartman, ok? Comunque riguarda il fatto di quando c'è una persona che sta recitando la Birkat Hamazon, e entra una persona anziana, ci si può alzare per rispetto di questa persona? E io ho ascoltato questo breve messaggio, come mandano tipo il messaggio, e ho letto che sì, si può fare. Cioè ovviamente per una questione di rispetto per un anziano, e anche l'amidà, se per dire c'è un bambino che magari fa rumore, gli si può fare un cenno, ovviamente non è che uno si deve mettere a parlare, un cenno per magari fargli capire di stare buono, che si può fare. Adesso io questa cosa l'ho ascoltata, però se volete la metto nel gruppo. Vi invito ad ascoltarla proprio per intero, questa cosa che ha vocale che ha messo, perché è interessante come alakha, perché spiega pure che è una alakha che è stata aggiunta, e quindi insomma vi invito ad ascoltarla. Sulla parte di durante la midà fare un cenno, vorrei sentire anche altre opinioni alakhiche, perché mi lascio un attimino perplesso. Esatto. C'è l'esempio che se anche arriva un serpente, credo che ti sia torcendo, uno di star fermo, non mi ricordo più qual è l'esempio, o se quello è l'unico caso in cui, non mi ricordo, ma mi lascio un attimino. Però, e difatti è per questo che io vi invito ad ascoltarla, perché spiega che è una cosa che è stata aggiunta e...
ci sono, spiega bene la cosa, perché effettivamente come dici tu, però siccome l'ho trovata interessante, poi stava adesso, è proprio per questo periodo, no, collegata alla Birkat Amazon, allora io vi invito ad ascoltarla, la metto nel, così pure tu l'ascolti, okay. Magari okay. Ce ne puoi, anzi Ruth, ce ne puoi riparlare magari anche tu con le tue competenze, perché... No, io ho le mie competenze, io di Alakhan cerco di non parlare perché non mi sento... di poter... Allora, siccome tu l'altra volta spesso dici, cioè io guardo sempre sullo Shulchan Aruch oppure guardo su un altro dei libricini sempre di studio, soltanto che ho voluto mettere anche questa perché non studiando solo nello Shulchan Aruch, a te più spesso hai detto magari di provare a vedere, no, degli insegnamenti un pochino più di chi proprio insegna la Ha, e allora è per questo che ho voluto mettere punto su questa cosa. Sentiamolo, lo sento volentieri. Magari, ecco, così possiamo aggiungere un qualcosa in più, non lo so, forse sulla cosa dell'Alakha che tu volevi giustamente, diciamo, evidenziare, no? Fare di più su sta cosa. Beh, io l'ho messo, poi, insomma, vi invito ad ascoltarla. Ok. Grazie, grazie Giulia. Grazie Ruth. Grazie a tutte, grazie alle tornate. Chaya, vogliamo vederti sempre, ci sei moltissimo mancata. Baruch Hashem che sei tornata, speriamo non solo per questa volta. Invece Daniela Nuova non la vedo più, speriamo che di rivederla. E buone vacanze a chi è in vacanza e buon ritorno a chi è tornato. E già settimana prossima, il giovedì, già settimana prossima, Giulia? Come? No, il 12. È il 12, se Dio vuole. Non c'è tempo ancora, ok. Sì, abbiamo ancora, c'è un'altra settimana di lezione almeno. Ok. Anzi, due, perché di martedì noi abbiamo lezione e poi facciamo. Ok. Va bene, abbraccio a tutti. Grazie. Ciao. 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 Ciao.